Cosmo Tedeschi in questa fase interlocutoria sta dialogando con diverse forze politiche e civiche per valutare la compatibilità dei vari programmi elettorali con la sua idea di città. Dopodiché valuterà, a prescindere da perimetri steccati, il suo vuole essere un progetto inclusivo rivolto essenzialmente alle forze moderate. Ma questo del perimetro è un argomento, vedo, molto dibattuto. Io ho incontrato sia il centrodestra che il centrosinistra, ma abbiamo incontrato soprattutto le forze civiche della città. Io non voglio discriminare nessuno. Occorre una soluzione condivisa ed una soluzione, diciamo, diversa rispetto alle altre. Perché questo? Perché una soluzione al di fuori delle logiche dei partiti è una soluzione al di fuori dei recinti dei partiti, è una soluzione che vede Isernia fare gli interessi unici della città. Quindi noi vogliamo rispettare i partiti, ma i partiti non devono imporre le logiche e i nomi. Le logiche di spartizioni che sono stati abituati a imporre e i nomi che hanno imposto altre volte. Dobbiamo avere delle regole diverse questa volta, delle regole che seguono l'interesse unico della città. Molte volte, le logiche dei partiti fanno giochetti politici e poi chi paga le conseguenze, sono i cittadini. Tedeschi si dice disponibile ad offrire il proprio contributo a beneficio esclusivo della città e dei suoi cittadini, purché ci sia convergenza sul suo nome da parte delle forze moderate. Non una fuga in avanti la sua, ma la volontà di capitalizzare l'esperienza maturata in 5 anni di consiglio comunale. Ma guardi, se ci saranno le condizioni per ottenere risultati concreti e quindi per non deludere ancora una volta i cittadini, se ci saranno le condizioni reali per ottenere risultati e quindi realizzare poi quello che si dice in campagna elettorale, naturalmente questo lo vedo difficile, ma fattibile soltanto se si rema tutti dalla stessa parte. E io ho seguito e ho accettato molto la proposta del Presidente della Repubblica Mattarella quando ha risolto un problema all'Italia mettendo tutti insieme i partiti di centrodestra e di centrosinistra, cosa che facilmente si può fare Isernia, e io invito le persone che purtroppo non, che molte volte hanno difficoltà, li voglio anche comprendere, ma questa volta è il caso di andare verso un'unica direzione per il bene della città. Se queste condizioni si verificano, io accetterò tranquillamente la candidatura a sindaco.